Avevano pranzato insieme e probabilmente bevuto troppo. Poi, in seguito ad una lite banale, a quanto pare per l'ascolto della musica dal telefonino, uno dei due lo ha colpito con un coccio di bottiglia, un fendente che gli ha reciso la carotide senza lasciargli scampo. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato il presunto assassino del 35enne marocchino, ucciso nei pressi del parcheggio Decathlon di Montecorvino Pugliano. Indagini serrate, non semplici perché la vittima non aveva documenti ed era un senza fissa dimora e le videocamere di sorveglianza della zona non erano funzionanti, che hanno comunque consentito di chiarire i contorni del delitto. Youssef El Khalidi, 33 anni, è stato arrestato nella tarda serata di ieri con l'accusa di aver ucciso il connazionale marocchino Elman Sori. I militari dell'arma lo hanno fermato nei pressi di una mensa per senza tetto. Decisive per le indagini i rilievi della scientifica, il presunto assassino ha lasciato le impronte sulla vittima e nei dintorni. L'immigrato era censito tra gli stranieri residenti a San Nicola Varco. Da subito le attenzioni degli inquirenti si sono indirizzate negli ambienti dell'immigrazione. L'arrestato è stato interrogato e solo a tarda notte è uscito dalla caserma di Battipaglia, così ai microfoni di 8 Channel il capitano Eric Fasolino. I due erano amici, sia la vittima che il suo aggressore. È nata una discussione per futili motivi inerenti all'utilizzo di un telefonino in loro comune uso con la modalità musica. In poche parole, stanno sentendo dei brani musicali, hanno litigato su quale brano dovesse essere ascoltato e c'è stata questa colluttazione, questa ricostruzione che noi abbiamo fatto. C'è stata questa colluttazione a seguito della quale l'aggressore ha colpito la vittima con un coccio di bottiglia proveniente da una bottiglia di birra, che l'ha colpito quindi al lato sinistro del collo, causandone il decesso quasi istantaneo.